Buonasera e ben ritrovati al Prima TG Flash. Andiamo subito con le notizie più importanti di oggi. Da domenica, tre quarti dell'Italia non saranno più in zona gialla. In 7 giorni passano da 5 a 15 le regioni italiane rosse o arancioni, in base al monitoraggio della cabina di regia e alle richieste di alcune amministrazioni locali. L'indice RT nazionale è pari a 1,09. I tecnici della cabina di regia del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità scrivono, tra l'altro, che questa settimana si mantiene un livello generale di rischio alto di un'epidemia non controllata e non gestibile, dovuto a un continuo aumento diffuso della probabilità di trasmissione del SARS-CoV-2 sul territorio nazionale, in un contesto in cui l'impatto sui servizi assistenziali è ancora alto nella maggior parte delle regioni e nelle province. La settimana scorsa sono diventate Arancioni Calabria, Emilia-Romagna, oltre al Veneto e alla Sicilia, i cui presidenti hanno chiesto quella collocazione questa settimana. In base ai dati, la Lombardia e la provincia di Bolzano diventano rosse, come la Sicilia, che avrebbe dati da arancione, ma sarà messa in quella zona su richiesta del suo presidente. Oltre a queste tre regioni, che ce ne sono altre 12 in zona arancione: Abruzzo, Calabria, Emilia, Friuli, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria e Val d'Aosta, e infine il Veneto, che appunto si trova in quella condizione in base alla sua richiesta già dalla scorsa settimana. Restano invece gialle Basilicata, Campania, Molise, la provincia autonoma di Trento, Sardegna e Toscana. Il ministro della Salute Roberto Speranza farà la nuova ordinanza per far partire nelle varie regioni le misure legate ai colori già da domenica. Il governo ha tolto la zona arancione in tutta Italia nel weekend, ma ha messo parametri più stringenti alla zona gialla. E quindi confermata la zona gialla per la Campania, con Sardegna, Basilicata, Toscana, provincia autonoma di Bolzano e di Trento e Molise, lo prevede la nuova ordinanza che il ministro Speranza firmerà nelle prossime ore e che andrà in vigore a partire da domenica 17 gennaio. I dati però non sono al momento positivi, nemmeno in Campania, registrando un'impennata dei contagi del 18% a Napoli dopo le festività natalizie. Lo conferma l'osservatorio epidemiologico coordinato dall'equipe di Giuseppe Signoriello, docente dell'Università Luigi Vanvitelli, e dall'assessore alla salute del comune Francesca Menna. Come scrive l'ANSA, il report evidenzia che nelle ultime 2 settimane sono stati notificati 2.588 casi, un più 18% rispetto alle 2 settimane precedenti, quando i nuovi casi erano stati 2.202. Il tasso di mortalità risulta essere quasi il doppio rispetto a quello della Campania. A Milano gli studenti continuano la loro protesta contro la didattica a distanza. Dopo il Manzoni occupato martedì, questa mattina alcune decine di studenti che fanno parte dei collettivi studenteschi hanno occupato 2 licei, il classico Tito Livio e lo scientifico Severi Correnti, per chiedergli di tornare a scuola in presenza il più presto possibile. Al liceo Tito Livio, nel pieno centro storico della città, sono circa una trentina di studenti che hanno occupato il cortile della scuola per manifestare contro la didattica a distanza. Alle 14:30 si terrà un presidio di confronto dove verrà elaborato un documento con le proposte per tornare a una scuola in presenza. I studenti del liceo Severi in zona Sempione hanno posizionato i loro banchi nel cortile dell'istituto per seguire le video lezioni, e sulla facciata della scuola è appeso lo striscione con la scritta: "Avevate in mano il nostro futuro e ce l'avete tolto". Anche il liceo scientifico Volta, questo pomeriggio alle 15, si terrà tenuto un presidio per supportare i ragazzi che manifestano per l'apertura della scuola, con una serie di interventi degli studenti. In molte scuole superiori della città c'è fermento in attesa di sapere se da lunedì 18 gennaio si potrà ritornare alla scuola in presenza. Ha cercato di inquinare le prove, per questo il GIP di Napoli, al termine di indagini dei carabinieri, dei NAS e della Polizia di Stato, ha deciso l'aggravamento della misura cautelare che dà interdizione della professione medica, commutata già lo scorso 3 novembre, si è stata trasformata oggi in arresti domiciliari. Si aggrava quindi la posizione del noto dirigente medico dell'Istituto Nazionale Tumori di Napoli, Alfiere Tortoriello, che secondo gli inquirenti della Procura, dei NAS e della Polizia Statale lucrava sui malati di cancro. I carabinieri, insieme con gli agenti del commissariato locale di Napoli Arenella, hanno eseguito l'ordinanza cautelare messa in seguito all'aggravamento del quadro probatorio a suo carico. Secondo quanto emerso dalle indagini, il medico in più occasioni avrebbe tentato di inquinare le prove raccolte a suo carico per episodi di concussione e malasanità. Il primario è accusato di alcuni episodi di concussione ai danni di alcune pazienti affette da neoplasia al seno. Dopo aver prospettato l'urgenza di un intervento chirurgico, le induceva a sottoporsi ad operazioni a pagamento in un'altra struttura sanitaria.
Un grave incidente stradale è avvenuto la scorsa notte a Mergellina, a Napoli, in pieno coprifuoco, poco dopo la mezzanotte, Comuni d'Italia, per cause ancora in corso di accertamento, si è ribaltata finendo la sua corsia non lontano dagli scioli presenti in zona. All'interno della macchina c'era una coppia, un uomo di 39 anni e una donna di 34. L'uomo è stato soccorso e portato all'ospedale del Mare, le sue condizioni non destano comunque preoccupazioni. La donna invece è ricoverata al Cardarelli in codice rosso. Sulla vicenda indagano gli agenti dell'unità infortunistica stradale della polizia locale di Napoli. Sono 181 i nuovi casi da coronavirus in provincia di Caserta, secondo l'ultimo bollettino diramato dall'ASL locale. I tamponi effettuati sono stati 1847 per una percentuale di incidenza ai test del 9,79%, un dato equiparabile alla giornata di ieri. Secondo l'ultimo bollettino sono 175 i guariti da coronavirus che portano a diminuzione di solo due attualmente positivi nella provincia, che segnala anche ulteriori 8 decessi nelle ultime 24 ore. Comuni con il maggior numero di contagi e di attualmente attivi sono Maddaloni con 249 casi, Mondragone con 207 e Caserta con 188. E il sindaco di Presenzano, Andrea Maccarelli, ha parlato della situazione coronavirus grave, dove si è appena scaturito un focolaio nella sua città. Andiamo subito ad ascoltare le sue parole. Ma invece devo constatare che solo nella giornata odierna abbiamo quasi superato le 10 positività, per cui abbiamo superato in tutto oltre i 30 positivi all'interno del nostro comune e a questo punto ritengo doveroso adottare tutta una serie di provvedimenti che vanno nella direzione, in un certo qual modo, di prevenire il rischio di ulteriori contagi. Abbiamo da poco concluso l'ennesima interlocuzione con la direzione sanitaria dell'ASL e con l'ufficio di prevenzione attraverso la dottoressa Verrengia, che ringrazio ancora una volta per il lavoro che sta facendo in questi giorni. Presenzano, come avete sicuramente saputo, è uno dei comuni attenzionati dall'ASL perché in base al rapporto tra popolazione e positivi l'indice denota un certo allarmismo. Per questo motivo mi sono visto davvero costretto, come dicevo poc'anzi, ad adottare tutta una serie di misure urgenti che cercano in un certo qual modo di prevenire queste problematiche. Per cui con decorrenza immediata e fino a nuove disposizioni sarà innanzitutto vietato entrare ed uscire dal territorio del comune di Presenzano per chi non è residente o domiciliato. Sono consentiti esclusivamente spostamenti individuali temporanei, motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute o assistenza ad un proprio anziano diversamente abile. Resta comunque ferma la necessità di adottare comunque le misure necessarie di distanziamento sociale e di prevenzione già previste per tutta la popolazione. Chiaramente, quando parliamo di motivi di necessità, facciamo riferimento a tutti quelli che attengono alle esigenze primarie delle persone, da esplicarsi per il tempo strettamente indispensabile, incluse le esigenze degli animali d'affezione, previa esibizione di autocertificazione. Sarà vietato ogni spostamento all'interno del territorio comunale. Sono consentiti esclusivamente spostamenti individuali temporanei, motivate da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute o assistenza di un proprio anziano diversamente abile, o per usufruire di servizi non sospesi, previa esibizione di idonea autocertificazione. Le entrate presso le attività commerciali dovranno essere contingentate in base all'ampiezza dei locali. Sarà possibile recarsi presso gli esercenti dei paesi immediatamente più vicini solo nel caso si abbia bisogno di alimenti necessari ed introvabili negli esercizi commerciali del paese, come per esempio per gli alimenti, per chi ha delle intolleranze e quant'altro. Tutti gli esercenti del comune di Presenzano sono obbligati ad utilizzare, come del resto stanno già facendo, mascherine e guanti, ed è necessario che sanificano più volte al giorno, con appositi prodotti, banconi, carrelli ed in generale tutte le superfici e le aree di lavoro. I carabinieri della stazione di Sessa Aurunca hanno arrestato due soggetti accusati di cessione di hashish, marijuana e cocaina tra il luglio 2019 e settembre 2020. Secondo le indagini condotte, anche grazie all'attività di intercettazione e dinamiche varie, sono stati
riscontrati oltre 70 episodi di spaccio, disposto il sequestro di 45 grammi di hashish e marijuana. Uno dei due arrestati è stato sottoposto agli arresti domiciliari, l'altro al rispetto del divieto di dimora nel comune di Sessaorun. E passiamo allo sport. La Casertana comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive del calciatore Francesco Lillo, difensore di fascia sinistra classe 2000. Arriva in prestito dal Benevento, dove ha disputato la prima parte della stagione nelle file del Fano, sempre nella Serie C, ma nel girone B. Cresciuto nel settore giovanile del Benevento, Lillo ha fatto il suo esordio tra i professionisti, collezionando quattro gettoni in Serie B nella stagione 2019-2020, di cui due partendo dal primo minuto. Sono contento di questa opportunità e ringrazio la società per aver creduto in me. Ha commentato Rillo al momento della firma del contratto: arrivo in una piazza storica che può rappresentare per la mia carriera una tappa importante. Sono un calciatore mancino che ama spingere e proporsi in avanti, ma senza perdere di vista l'equilibrio che richiede il mio ruolo. Sono pronto e carico per questa nuova avventura. E questa era l'ultima notizia, vi ringraziamo per averci seguito. L'appuntamento con le informazioni di Teleprima continuerà alle ore 21. Buon proseguimento con la programmazione di Teleprima.